Madonna, ti ammazzo. Ah, è rovente, madonna, fa un caldo incredibile. Rovente? Per chi non si accontenta. Domani mattina ti aspetto alle 8 a casa mia, perché sì, partiamo e andiamo a Verona a prendere una Honda S2000. Ci vediamo direttamente alla Arena di Verona. Sì, magari. E poi, ragazzi, c'è il contenuto della Clio Williams. Ci hanno regalato tutti i pezzi della Williams, e però non ve li facciamo vedere perché oggi fa troppo, troppo caldo. Mamma mia, ragazzi, mi sa che ci buttiamo dentro l'acqua, che dici? Adesso possiamo ricominciare a lavorare. Questa era carina, eh? Basta, io attento, voglio più bene. Quindi fondamentalmente il contenuto di oggi volgerà al totale fancazzismo. Ah, bentornati su Officina del Pilota. S2000 Honda, ovviamente. Ma a proposito di S, dove è finita l'S13? L'S13 blu non ce la prendiamo più perché non ce la vuole più vendere. Oh, no! E quindi io mi sono comprato un S13 rossa. Tanto perché si voleva complicare un po' la vita. Spadano, o meglio Spadazza, che spero gli facciate gli auguri perché è stato il suo compleanno proprio ieri, ha deciso che voleva l'S13 a tutti i costi. Non ha trovato la disponibilità di quella che vi abbiamo proposto nel precedente video e ne ha comprata un'altra il giorno dopo, certo, di un altro colore che stava anche meglio di carrozzeria. Certo. Ma pare che facciamo i video col baule aperto qua dietro. Bentornati su Officina del Pilota, ragazzi. Tante cose. Bene, bentornati. Due messaggi fondamentali. Il primo, iscriviti al canale, altrimenti questo video si distruggerà in 30 secondi. Secondo messaggio, piccolo racconto di quello che sarà il video di oggi. Fondamentalmente un riassunto di quello che è successo questa settimana con l'Officina del Pilota. Però, settimana prossima, ragazzi, preparate la brace perché stiamo per mettere su una bella fetta di carne. Black Angus, chianina. Che carne ti piace? C'è tanta roba. Buona visione. Spadano! Spadano, si sono iscritti! Come, quanti? Due iscritti. Po' pochi, eh. Come mai sembra dove... oggi? Perché come al solito mi rapisci. Io stavo lì con Tigerman che facevamo gli ordini. Mi hai rapito. E non so dove stiamo andando e non ho neanche pranzato. Non ti preoccupare, ti porto anche a pranzo fuori. Però di solito sei tu che rapisci me, caro mio. E invece oggi, visto e considerato che domani è il tuo compleanno, ho in mente di farti una gran bella sorpresa. Da stanotte potrai dormire sogni tranquilli, caro mio. Indovina perché? In che senso sogni tranquilli? Ti ricordi che del vecchio video che ti preoccupavi sempre per questa Clio Williams? Questi pezzi non si trovano. Non si trovano, non c'è sta niente per la Williams. Mai più una Williams, mai più, te cascassero le mani se mi fa comprare un'altra Renault. Va bene, è arrivato il messaggino. Renault. E invece, proprio oggi, il sottoscritto ti porterà a prendere tutti i pezzi mancanti della Clio Williams, dal primo all'ultimo, compresi anche gli interni. Serio? Serio. E ma non dove? Finisce qua. E tu non ti preoccupa, prima andiamo a Roma. Già. Vicino Roma. Vicino Roma. Come li hai trovati? È un segreto, ve lo svelerò più avanti nel video. Ma la cosa fantastica è che il mio regalo di compleanno per te, caro mio, sono tutti i pezzi della Williams. Non dovrei lasciare una linea. Mamma mia, mi hai fatto risparmiare un botto di soldi. Sì. Andiamo a trovare questo caro amico, ve lo presenteremo tra poco. Mi viene in mente, sì, che visto che mi ha fatto appena risparmiare 1 migliaio d'euro, per il mio compleanno posso prendere le due spogliarelliste di cui parlavamo. Ci sto! In più, caro Spadano, questo ragazzo stiamo andando a trovare, si chiama come me, Matteo. Ah, una sicurezza, quindi. Destra. Qui ci stanno un sacco di passi per mangiare. Seguire a destra. È possessore di una 1 Turbo, molto famosa. Ah! Non so se ti ricordi, te ne avevo parlato. Sì, è quel ragazzo lì della 1 Turbo. Succederà qualcosa di molto interessante sul canale tra poco. Clio Williams, 1 Turbo. Manca una Renault 5 e... La mitica Turbo. Che posticinetto ha trovato, eh? Sta qua a Frascati, ragazzi, Richard Rowling. Mi spiace, Spada, ma te mollo. Forse vuole comprare una Clio. Ci siamo quasi. Siamo in aperta campagna, sei sicuro che non è un attentato? Adesso a destra. Senz'altro. A destra. Sgommatina.
diesel a una coppia. Air dieselone, air dieselone. Avete raggiunto la vostra meta. Senti le cicale? È arrivata l'estate, spada! Ciao! Allora, sta birretta mi ha fatto però. Mi gira un po'. Ti vedo allegro, te vedo. Sì, infatti, dovresti guidare tu. Dovresti andare dritto, però. Adesso ci daranno dei criminali. No, 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 no. Era analcolica. Un bicchiere di Ichnusa analcolica, famosa birra Ichnusa analcolica. Ma non la conosci? Ok. Mi infilo? Vai, ci entriamo? Beh, direi di sì. Beh. Ciao! Come siete fermati a mangiare una cosa? No, siamo andati a mangiare in un locale rock. E lui è arrabbiatissimo, no, perché non vi conosce, però no, no, ma lo vedo che è buono dalla faccia, lo vedo che è buono. La lascio così la macchina? Neanche siamo arrivati, abbiamo scroccato subito il caffè. Certo. Questo ragazzo qua. Ma la belva come sta? La belva, dai, tra una, due settimane più o meno forse c'è la possibilità che si metta in moto. Questi sono i pezzi. Beh, che te ne pare come regalino? Ho contato subito il fianchetto. Come stai? È andato molto meglio dei nostri. Questo c'è anche la mano bella. Che regalo che ti ho fatto per compleanno. Mi sa che devi ringraziare più lui però. Però il pezzo forte sta qua, non so. Sono i sportelli. Lo scotto completo col mobiletto. No! Era proprio di una Clio Williams, sì, questa? Sì. Tutto di una Clio Williams. Questo è il cruscotto invece, esatto, che pure il nostro non era proprio messo benissimo. Poi ci sono tutti i pulsantini, già vedo che stanno messi meglio dai nostri. Sì. Buono, buono, possiamo prendere un sacco di cose. Questa è una svolta epica per il progetto Williams, grazie ai due Matteo, Matteo al quadrato. I pezzi sono tutti a disposizione. Abbiamo trovato anche i pezzi per gli interni. I cerchi li abbiamo già trovati, lo specchietto sinistro l'abbiamo già trovato. Quindi non mi rimane altro che mettere queste belle manine sulla Clio Williams. Con Matteo ci vedremo entro un mese. Forse sì, entro la fine dell'estate? No, entro la fine dell'estate no. Un po' prima? Molto prima. Molto prima, molto prima. Ok, e quindi aspettiamo che questo sta tutto il giorno al telefono, tiri parapà, non dice niente al telefono, perde solo tutti i clienti, un sacco di tempo. Io sono là che macino con le mani, RX7, qua che c'è una telecamera che ci sta in qua, RX7, Cicciarito, stiamo facendo l'omologazione dei cerchi da 18 per l'RX7, così possiamo partire col body kit. Hai visto la puntata di Cicciarito dell'RX7? Sì, ho visto, ragazzo, un po' più avanti. Oh, ecco, vieni, spadano. Ci siamo tutti. C'è un po' di panza, però. Beh, oh, diciamo. Si sono pure bagnati mezzo Angus. Mettiti un po' in posizione, così come Simoni che ci sponsorizza. Bronzo di Riace. No, io non ce l'ho per niente il petto. Devo essere abituato a cambiare marce. Ma te. Grazie, davvero. Sei un amico. Non vediamo l'ora di portare sta uno sul canale solo per come si dice? Come si dice? Io voglio dire un'altra cosa. Dilla. Tu di questa. No, volevo dire, in 38 anni nessuno mi ha mai fatto un regalo così bello. Grazie, Matteo. Davvero. Mio e di Marco. Grazie Matteo, grazie Marco, l'amico di Matteo che ci ha regalato tutto, ma non vi dimenticate che in realtà questo è il regalo che io faccio a Spadano nel video, ok? Cioè gliel'ho regalato io, ma in realtà non gliel'ho regalato io. È stato un piacere, caro, ci vediamo con la tua 1 Turbo presto nel canale. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Andiamo. Arieccoci, è ripartito Billy. Willy. No, essendo nato a luglio, ho ricevuto sempre costumi da bagno. Ah, quindi okay. Già il fatto che mi hanno fatto una cosa diversa, sono felice. Io. Questo video è un video un pochino particolare, è denso di contenuti. Uglio le palle sullo scoglio. Nel frattempo stiamo aspettando Leonardo di Speed Lab, che con 38 gradi all'ombra non si degna proprio di arrivare. Dunque, siamo da Speed Lab. Qui è un bordello. Più togliamo pezzi, più troviamo cose rotte. Non so che cosa faceva il precedente proprietario con quest'auto. Ma si tratta solo di un pattino, un pezzetto di plastica. L'abbiamo sostituito, sì, la mini, sì, è perfetto, sì. Siamo pronti per andare a fare un turno a Vallelunga. Prima faremo Fernafiletti sulle viti dove non ce va. Perché? Per levare la puleggia manco con l'estrattore. Per levare la puleggia neanche con l'estrattore. Traduco in italiano.
Ecco come è andato a finire, visto? Tiger! Lui al telefono, spadano al telefono. Ancora non stai a... Lui mangia il panino, io compro i panini per tutti, compro la Coca-Cola. Qua con la Mini siamo carissimo amico e mi sa che dobbiamo passare pure domani, vero? Lui vedi, neanche risponde, continua a masticare. Che è? Ora di pranzo? Sono le 2 ore di pranzo, io mangio a mezzogiorno e mezzo. Non ci siamo proprio, ragazzi, qui. Non appena la Mini è pronta, subito turno in pista. Così se si deve rompe, si rompe per bene. Certo. Alle 2 è ora di pranzo? No. A casa tua che ti svegli alle 11. Io alle 2 faccio colazione. Ah, ecco appunto, sono le 2, la Mini non è pronta, quindi non ci rimane altro che prendere il treno e andare a Verona. Ok? Partiamo. A Viterbo. Aspettiamo il treno. In Italia siamo fermi in galleria da 28 minuti. 28 minuti. È dura. La spiegazione è motivo tecnico. Siamo fermi per... Sì, per un motivo tecnico. Per un motivo per un controllo. No, per un controllo. Siamo fermi per un controllo tecnico da 30 minuti in un tunnel a Toscana. Chiusi. Siamo in Toscana. Sì, questo lo diamo per certo. Ecco, aspetta. Apriamo. Sentiamo che dice. Ecco fatto. Ah, bene. Meno male che ho registrato proprio in questo istante. Volevi la transizione? Lo so. Ecco la transizione al nero. Meno male che ci sei tu. Ma tu ci dici qualcosa? Che succede? Guardi, non posso dire niente di verità. Non sono. Posso dare informazioni? Ah, non può dare informazioni. Ok. Perfetto. Da fare l'annuncio comunque il tuo potrebbe. Speriamo nelle prossime 3 ore. Aspetta che accendo, mi voglio illuminare. Sì, accenditi un attimo, grazie. Illuminati. Ragazzi, siamo nel treno, Treni Italia. Non ci smettiamo mai. Oh. Annunciaci. Ciao. Controllo tecnico. Stai tranquilla, possiamo prendere la linea alle ore 10:15, siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni. 10:15, quindi era 10 minuti. Un controllo tecnico ai sistemi di bordo. 10:15 hanno detto che 10:15 alle 10:15 ripartiamo, quindi abbiamo preso 45 minuti di ritardo, sì, sulla tabella di marcia. Speriamo che ci ridanno i soldi a sto punto. Sì, aspetta, spada. Sì, possiamo, loro. Dopo 8 ore. No, ma soprattutto è colpa loro, cioè in genere si discute di chi è la linea, no? È proprio il treno, esatto. Lo siete controllati e quindi abbiamo. Bene, almeno quello. Ci rimborsano? Io penso di sì, perché... Dopo mezz'ora sì, è arrivato il messaggio. Colpa loro, scusi. Bello, spada, che sì, mi regali? Sì, mi offri il pranzo? E dai che abbiamo preso pure la prima classe. Vedi perché non bisogna mai lesinare? Ok, al di là del fatto che noi siamo giovani e forti, anche qui il signore a fianco a noi è una persona sicuramente in gamba, ma mettiamo il caso che a bordo ci fosse stata mia nonna. Che c'è stava, tra l'altro, non tua nonna, ma sono la signora stava, che abbiamo aiutato prima. Parliamo di signore Maria, oppure qualche persona disagiata, qualcosa del genere. Certo. Siamo totalmente al buio. Sì, cioè, sì. Certo. Spegni la luce. Eccoci qua. Sì, perfetto, cioè è sufficiente per fare una reazione isterica. Questo è sufficiente, riaccendi, grazie, sì, mi sta venendo un attacco di panico. Questo è sufficiente per mandare nel panico qualcuno che soffre di claustrofobia o che semplicemente non gli piace star buio. Certo. Ci non riusciamo a trazionare il treno, cioè il treno non riesce a camminare, ok? Quindi ragazzi, spingiamo. Ma quanto tempo si prevede? Allora, se riusciamo a ripartire, ci hanno dato una previsione 10:15, 10:20, altrimenti già hanno attivato la locomotiva di soccorso per venirci a prendere. Ah, magnifico. A quel punto ricalcoleremo il ritardo e vi aggiorneremo sul ritardo totale. No, ecco, sì, almeno diteci qualcosa. Sì, infatti sto passando apposta perché adesso... Io soffro di attacchi di panico. Prima sentivo i ragazzi che dicevano: se qualcuno soffre di attacchi di panico. No. Io soffro di attacchi di non panico. Non ci pensi, signora. Siamo qua, venga qua, ci mettiamo tutti a chiacchierare. È meglio chiacchierare, certo. O come, come si dice, l'avventura è gratis. Ma infatti... lo so, infatti cioè, praticamente si è rotto il treno. Più sfortunato per dovevi mettere la benzina. Quante volte ti ho detto di mettere la benzina a spada prima di partire? Non funzionava più, quindi adesso.
insomma, vediamo se riusciamo a risolvere questo problema tecnico. Uh-huh. Altrimenti comunque si sono già attivati per venirci a prendere una locomotiva di soccorso. Quindi in ogni caso stanno arrivando per prendere. Sì, in ogni caso diciamo. si sono attivati. Questo treno scassato, sì, ha fatto certo, l'ultimo certo. sprint per chiudere in galleria. Complimentoni. Esatto. Complimentoni, non so se mi spiego. No? Dicono un quarto d'ora, fu così che stanno. No, ma che quarto d'ora? Ha detto un quarto d'ora, 20 minuti. Che hanno attivato la locomotiva per venirci a prendere. Sì. Quelle a carbone. Andiamo nel Far West. Nel frattempo continuano a passare treni a un milione orari a fianco a noi e c'erano delle botte di pressione ai timpani che li deturpa. Poche parole, hanno staccato tutto. Siamo sì. blackout totale. Sì. No, quello che si dice in casi del genere, dovresti dire qualcosa di più. Cioè, anche la notizia che ci hanno dato è in arrivo il treno dei soccorsi, dovresti darla, non so se mi spiego, no? E tra l'altro la regola è, se mi dici un termine e non rispetto, devi spiegarmi qual è il termine nuovo, non so se mi spiego, certo. Evidentemente, questo è un banale principio proprio per tranquillizzare i passeggeri. Funziona con la luce del telefonino tipo effetto lampada, ma bronzo un po'. Faccio tipo scatola nera, riporto. Sì, sì, fai. Ok, più di un'ora che siamo fermi al buio. Quasi due ore. Siamo fermi da quasi due ore. Sì, io mangio un biscottino, lascio qualcosa. Sì. Preparatevi che si cambia treno, Arriva il treno, mi sa, perché sta andando lentamente. Questo qua, sì. Ok, meno male che è arrivato il treno, spero sia questo perché mi sta per venire un attacco isterico. Ciao! È arrivato l'altro treno? È questo qua. Meno male, dopo due ore ce l'abbiamo fatta. Yes! Fammi sentire i muscoli. Acciaio! Acciaio inox! Sto sudando da fermo. Non c'è neanche l'aria condizionata. Ci saranno 35 gradi in questo momento qua dentro? Grazie. Switch dei treni fatto. Trenitalia? Una qualche campagna in attesa di notizie, ma siamo fuori dal tunnel. Si riparte alle ore 12:05. Calcola tu. Quasi tre ore di ritardo sulla tabella di marcia. Siamo arrivati finalmente. Beh, ce l'abbiamo fatta. Come tutti i video di Officina del Pilota, ragazzi, anche questo termina qui con una grande e rigorosissima magnata. Pizza cacipolla. Io ho preso il panino con la mortazza. Va bene, ragazzi, rimani connesso assolutamente, iscriviti al canale perché domenica prossima uscirà il test drive dell'S2000. Ok, contenuto animali? Via.